Ciao ragazzi, benvenuti nel nostro nuovo video. Vi faremo vedere un piatto tradizionale del fine settimana, la pasta al forno. Noi facciamo i cuccioloni o lumaconi ripieni con il macinato, ma lo facciamo in bianco. Una ricetta buonissima, esplosiva. Partiamo dall'ingrediente principe, la pasta. Noi abbiamo utilizzato 500 g di lumaconi, ma voi potete adattare questa ricetta a tutti gli altri formati di pasta che più vi piacciono, come per esempio i conchiglioni. Amici, la prima cosa da fare è cuocere i nostri lumaconi in acqua salata. Cuocete i lumaconi per metà del tempo indicato sulla confezione, quindi scolateli e dopodiché condite con un filo d'olio per non farli attaccare e lasciateli intiepidire. Facciamo rosolare in una padella con abbondante olio un trito di verdure composto da mezza cipolla, una carota e una parte di sedano. Dopodiché, quando tutto si sarà ben rosolato, andremo ad aggiungere un bicchiere d'acqua per far stufare la nostra cipolla. Quando l'acqua si sarà ritirata, potremo aggiungere la nostra carne macinata. Noi abbiamo utilizzato 800 g di carne macinata di manzo. Insaporiamo il tutto con sale, pepe e noce moscata. Dopodiché cominciamo a mescolare e facciamo cuocere la carne fino a quando non sarà ben rosolata. Quando la carne sarà ben rosolata, andiamo ad aggiungere mezzo bicchiere di vino bianco e lasciamolo evaporare. Quando sarà evaporato, potremo tirar fuori la nostra carne e metterla da parte. Imburriamo bene una pirofila, sia al fondo che ai bordi. Questa servirà a cuocere la nostra pasta al forno. Ci servirà 1 litro di besciamella. Noi l'abbiamo preparata con il Bimby, ma voi potete usare quella che più vi piace. Versiamo uno strato abbondante di besciamella sul fondo della pirofila, dove andremo ad appoggiare i nostri lumaconi. È arrivato il momento di farcire e di riempire la nostra pasta. Prendete un lumacone alla volta, riempitelo di carne macinata, deve essere abbondante. Dopodiché, una volta che sarà ben pieno, a questo punto andremo ad aggiungere il formaggio. Noi abbiamo utilizzato sia la mozzarella che l'emmental. E una volta che l'avremo anche riempito di formaggio, potremo adagiarlo all'interno della nostra pirofila e continuare con la preparazione degli altri lumaconi. Nel frattempo che il video vi mostra di nuovo come preparare gli altri lumaconi in modo da imprimere bene la preparazione, vi spiego che gli ingredienti, le quantità che vi abbiamo dato, servono a preparare sia una pirofila, come quella che vedete voi nel video, ma anche una più piccolina. Dopo sta a voi decidere se utilizzarla subito, in quanto una di quelle che stiamo utilizzando nel video basta per 5 persone. Quindi potete utilizzarla, sapete, tanti amici a pranzo o a cena, oppure potrete congelarla per quando vi sarà più comoda per le vostre esigenze. Una volta che avremo finito di riempire tutti i nostri lumaconi e l'avremo adagiati all'interno della pirofila, andremo a coprire tutto con la besciamella che ci è rimasta. Mi raccomando, besciamella abbondante, così come il parmigiano grattugiato che dovremo spolverare al di sopra della pirofila. Questo servirà a far gratinare i nostri lumaconi e li renderà croccanti e anche più saporiti. A questo punto non ci resta che infornare i nostri lumaconi. Cuocete il tutto in forno statico preriscaldato a 200 gradi per 20 minuti, fino a quando non saranno ben gratinati in superficie. Ed ecco qua i nostri lumaconi. Vi assicuro che sono buonissimi. Preparateli a casa e fatemi sapere come vi sono venuti. Nel frattempo vi invito a lasciare un bel like, guardare i nostri video e iscrivervi al nostro canale. Ci vediamo presto, ciao ragazzi!